Grazie. So there is unusual salvation, wasting time in the employee line, sit around waiting for a promotion, don't you know, talking about a revolution, sounds like a whisper, finally the table. Allora, lei Eleonora Contigliani, lui Loreto Scappucci. Sono dei nostri compaesani che stanno, diciamo, accompagnando nella maniera più egregia questa giornata. È tutto collegato, guardate, quindi anche loro si sono collegati a noi e si sono collegati con l'Ohio, quindi questo sarà un evento che sarà, è tuttora in streaming, quindi sarà visto anche oltreoceano. Salutiamo i nostri concittadini, e saluteremo anche, poi ci sarà qualcuno che leggerà i ringraziamenti che ci arrivano da Youngstown. È una giornata questa in parte dedicata alla memoria di Mary Ann Campana. Edwige, alias Mary Ann Campana, nacque a Barrea l'8 aprile 1913, figlia di Salvatore e Maria Lombardozzi, emigrata a Youngstown, in Ohio, all'età di 8 anni, per raggiungere il nonno che lavorava nelle miniere di ferro. A soli 19 anni decise di sfidare i grandi pionieri dell'aviazione, conquistando nel 1933 il record mondiale di volo su aerei leggeri. Fu solo l'imminente temporale che costrinse l'impavida aviatrice di Youngstown ad atterrare, ponendo così fine al volo pionieristico. Tuttavia fu battuto il record mondiale di resistenza per gli aeroplani leggeri con 12 ore e 27 minuti, 1 ora e 10 minuti in più rispetto al precedente record. Il governatore dell'Ohio, Richard Celeste, e il sindaco di Youngstown, Patrick Angelo, emisero deliberazioni di proclamazione ufficiale in onore dei suoi successi. "Tu sei una vera eroina americana", scrisse il presidente Reagan, "prendendo il tuo posto tra gli altri grandi pionieri dell'aviazione. Tu hai la mia più profonda ammirazione." Mary Ann si è spenta nel 2009, dopo 96 anni di vita attivissima, ma la notizia è passata nel silenzio, come spesso accade nella storia d'Italia, presa a idolatrare tanti mediocri interpreti della vita presente e a confinare nel dimenticatoio i protagonisti di un'Italia sparsa nei vari angoli del pianeta, impegnata a tenere alto il nome delle proprie radici ataviche. Mary Ann comunque ha fatto in tempo a fregiarsi del titolo di Cavaliere della Repubblica, conferitole nel 1991 dal presidente Francesco Cossiga. Per questo anche l'amministrazione comunale e la comunità di Barrea hanno deciso di ricordare e rinnovare lo spirito e il successo della conterranea Mary Ann anche attraverso l'apposizione di una targa in sua memoria all'interno del centro abitato, in onore di colei che fu intrepidamente capace di contribuire a rompere la barriera di genere, mostrando al mondo cosa poteva fare una figlia d'Italia in America. Invito il vice sindaco Giuseppina Tarolla, assieme alla nostra signora Loredana, a scoprire la targa. Voglio semplicemente lanciare solo un piccolo messaggio. La conquista di Mary Ann Campana non è stata una conquista, a mio avviso, personale, ma di tutte le donne nel mondo. Sappiamo bene che a quei tempi la donna era relegata ad un ruolo di moglie e madre, e quindi era esclusa dallo studio, dalle professioni, dalla politica. Quindi possiamo dire con certezza che la storia di Mary Ann Campana, come la storia di tante altre donne coraggiose e tenaci, queste donne hanno intrapreso un percorso socioculturale che ha portato la donna oggi a ricoprire un ruolo di prima linea su tutti i campi. quindi politica, istruzione e medicina. E, quindi questo per dire cosa? Il messaggio qual è? È che dovremmo tutti quanti noi, membri della comunità, dato che c'è ancora molta strada da fare, i pregiudizi sono ancora troppi, essere parte attiva di questo cambiamento culturale. Noi sappiamo che questo cambiamento culturale può avvenire con l'unione delle comunità. Tutto qua, grazie a tutti per essere. E oltre a impegnarsi in tante cose nella società e anche nella politica, continua a essere madre. Auguri allora. E prego. E per omaggiare questa donna vi faremo ascoltare un paio di brani che hanno come tema il volo e l'aria, quindi Pink Floyd, Breathe in the Air, e a seguire Volare di Domenico Modugno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Gli dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volavo, volavo. volavo felice più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volavo. Cantare, oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a volare, a sognare gli occhi tuoi belli, che sono blu come il cielo tramonto di stelle. E volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Grazie. Adesso dobbiamo leggere un messaggio che ci arriva dal pronipote di Mary Ann Campana. Invito Augusto a leggerlo, per favore. Grazie, Sindaco. Allora, alla brava gente del comune di Barrea, la famiglia di Mary Ann Campana manda notizie di buona volontà e amicizia dagli Stati Uniti d'America. In qualità di portavoce per 4 generazioni dei nipoti americani di Mary Ann Campana, vi ringraziamo con sincera gratitudine per l'onore che concedete alla nostra amata zia, Mary Ann Campana, in questo giorno nella bellissima città natale, orgogliosa della sua eredità italiana e del suo coraggioso viaggio per diventare una cittadina americana naturalizzata. Abbiamo sempre saputo che nostra zia era speciale, in una famiglia di 5 sorelle, nostra madre, zie, nonne e bisnonni, immigrati a Youngstown, in una terra che hanno trovato promettente. Anche se oggi non siamo con voi di persona, siamo con voi nello spirito e nei nostri pensieri, con umile gratitudine per il vostro riconoscimento alla nostra specialissima zia. Molti di noi non vedono l'ora di visitare Barrea, la casa dei nostri antenati italiani, per ringraziarvi di persona e per godere della bellezza e dell'ospitalità della nostra ricca cultura italiana, culla dell'inizio del viaggio storico della nostra zia, alla ricerca di una vita ben vissuta. Il pronipote Mark Finamore, giudice in pensione. Allora, ci accingiamo a chiudere questa cerimonia e lasceremo ovviamente lo spazio ad altri due pezzi dei nostri bravissimi esecutori, musicisti. Complimenti, grazie ancora. E vorrei, ecco, rappresentare un attimo il prosieguo dell'evento, perché a partire dalle 12 in poi ci sposteremo verso dei locali che sono posizionati in via Leonardo di Loreto e l'ex asilo comunale, dove abbiamo allestito delle specialità tradizionali offerte dagli operatori, sia dagli operatori economici, dai ristoratori, ma anche dai volontari che espongono i loro prodotti tradizionali. E vi invito alla degustazione. A seguito ci sarà una visita guidata del centro storico, anch'essa accompagnata da un gruppo musicale, e ci saranno delle guide che guideranno, insomma, in questa visita. Ringrazio voi tutti che siete stati qui presenti con noi. Spero che questo evento sia stato di vostro gradimento, abbiate compreso l'importanza che noi abbiamo voluto dare a questa iniziativa. È un'iniziativa che però non deve restare ad oggi, è un'iniziativa che si deve proiettare in un futuro dove ognuno di noi sarà capace di fare quello che ha fatto la nostra cara Edwige, che poi ha preso il nome della nonna. La nonna si chiamava Anna Maria e lei in America si è diciamo, riciclata come Mary Ann Campana. Di solito gli americani fanno un po' così, no? Forse Edwige era poco noto come nome nella traduzione americana, per questo, insomma, ho preferito riprendere il nome della nonna e chiamarsi Mary Ann. Quindi grazie ancora per la vostra presenza e ripasso la parola ai nostri bravissimi musicisti. Grazie ancora. Concludiamo con due brani che parlano di emigrazione. Siamo andati un po' a ritroso, siamo partiti dall'Ohio, che sappiamo essere il luogo in cui Mary Ann ha vissuto dopo essere andata via dall'Italia. Siamo passati per il volo, l'aria, e finiamo con l'emigrazione. Quindi vi presentiamo Amara Terra Mia di Domenico Modugno e per finire un canto popolare, America America. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Grazie. Vorrei ringraziare veramente questi due ragazzi che sono entrati nel tema più di noi, guardate, sono giovani. E come ha fatto Mary Ann quando è partita? È andata in America, ecco America, ha visto un aereo che volava, dice devo volare anch'io. Stanno volando anche loro. Grazie, grazie a voi. Grazie. Davanti alla targa, Sì.